Come andò a finire? E andò a finire che ricominciai il giro dell'oca. Quello che l'ufficio animali del comune poteva dirmi con tanto di vocale WhatsApp, se preferiva, lo so adesso, dopo 9 mesi. Siamo nel 2023. Io ho iniziato a fare il mio dovere ai sensi delle leggi che regolamentano la nostra bella nazione, ho fatto il mio dovere. Ho fatto tutto il giro dell'oca e sono anche andata là dove nessun cittadino mai osa andare, a bussare a quelli che ti vengono a portare il santino quando ci sono le elezioni. A quelli che ti vengono a dire eleggimi quando ci sono le elezioni. Beh, mi direte, con tutti i grandi problemi che abbiamo, tu vuoi sollevare questo dei gatti randagi? Beh, lo è. È collegato a tutto il resto e dimostra tutto il resto. Perché averci chiusi in stato di emergenza per 2 anni e passa, ha avuto delle conseguenze anche sul piano ambientale. Ora, ripeto, se l'ufficio animali del comune di Genova mi avesse detto a giugno 2022 che erano tutti fatti miei, che dovevo mettermi in coda in ordine cronologico, che i soldi non ci sono, che c'è l'emergenza, che una volta sola al mese può passare un sopralluogo della ASL, che 2 mesi all'anno l'ufficio è chiuso. Ecco, se me lo avessero detto a giugno, mi sarei già bella che organizzata. E invece, ricominciamo da capo. Ricominci, se sono caduta sulla carta imprevisti, ricominciamo il giro dell'oca. Andò a finire così, che se fossi prosperosa, avessi molto denaro, potrei rivolgermi a un avvocato competente in questa materia, che c'è, ci sono, magari sta in un'altra città, magari, che so, sta a Verona. Potete immaginare quanto potrebbe venirmi a costare, ma vincerei la causa, perché potrei vincere la causa contro il comune di Genova. E invece, proletaria sono di Genova Borzoli, non abito ad Albaro, probabilmente quello è l'ordine cronologico. Prima A come Albaro, poi B come Borzoli, ci sono cittadini di serie A e di serie B. Quindi, devo trovarmi io le soluzioni per 5 gatte femmine che mi ha mollato qua il sindaco. Ah, mi hanno dato ragione tutti, mi ha dato ragione l'amministratore, mi danno ragione persino gli esponenti del PD. Finalmente tutti si accorgono che per la legge italiana i gatti randagi sono del sindaco. Che se è vero che noi cittadini abbiamo delle regole da rispettare e soprattutto dobbiamo rispettare questi animali, ancor prima che per regole, per buon senso, sono gatti, ti levano i topi, cioè da noi non fanno manco più la deratizzazione, dovrebbero fare i tappeti rossi ai gatti. Anzi, signori, le istituzioni così non ci sono più, non ci sono più in ogni caso. Tu non puoi fidarti di un qualunque ufficio istituzionale e allora questa cosa si collega con quella che abbiamo vissuto per 4 anni? Siamo entrati nel quarto anno? Ci sono dei collegamenti tra tutta questa vicenda che sembra insignificante, no? Anche se, vi dirò, per come ci stanno speculando i veterinari a Genova, che ti vengono a chiedere 180 euro per sterilizzare una femmina più tutina chirurgica post-operatoria da comprare su internet. Con garbo, con epicurea calma, con eleganza. Un culo al solito! Scusate, mi ricompongo. Ecco, c'è poi anche questo aspetto, no? Che ok, questi ti lasciano nella merda dopo 9 mesi, ti dicono
Quasi mi hanno detto: ok, voi cittadini dovete organizzarvi a prendere i gatti, a sterilizzare i gatti, dovete togliere tutto quello che potrebbe dare rifugio ai gatti, e cazzi vostri, perché questo è un contesto privato. E anche lì, aspetta, la proprietà privata non era un culto, la proprietà privata. Secondo il codice civile è ancora così, anche secondo quello penale. Ma ormai qua le istituzioni se ne battono le balle. Oh, perdon, scusate, non sono riuscita a mantenere la calma, l'eleganza, no? Prenderla con filosofia, no? Filosoficamente. In culo sorta! E ora, addirittura mi sono sentita dire dall'amministratore di provare a chiedere ai vicini di casa se vogliono collaborare in crowdfunding a pagare le sterilizzazioni. Can epicurei, no? Bisogna stare calmi, non bisogna lasciarsi andare al linguaggio scurrile tipico della plebaglia. È andata a finire così. Grazie a tutti dell'attenzione.